Buonasera, buonasera a tutti, sono Sally e vorrei lasciare la mia testimonianza per la casa editrice Aletti e Federiciano. Mi sono scritta tutto perché altrimenti mi dimentico quello che devo dire. Allora, io ho partecipato l'anno scorso al mio primo Federiciano e con molto entusiasmo come poeta finalista e con altrettanto timore per questa nuova avventura, mi sono messa in viaggio per Rocca Imperiale. Io e mio figlio, dopo il viaggio aereo, abbiamo affittato un auto. È stata un'occasione fantastica, sia per il viaggio che per quello che ci aspettava. Arrivati a Rocca Imperiale, un pochino spaesati, ci siamo attivati subito per vedere le innumerevoli attività del Federiciano. Un'esperienza meravigliosa, soprattutto quando mi venne indicata la possibilità di partecipare durante la serata leggendo una poesia estemporanea. In un primo momento mi dissi: oddio, sono già le 6 di sera, come farò? Poi passeggiando per il borgo di Rocca Imperiale mi concentrai ed ebbi immediatamente l'ispirazione adatta per questo tipo di prova. Da lì susseguirono 3 giorni meravigliosi di poesia. Non mi voglio dilungare troppo, ma quello che vorrei dirvi è di partecipare a questa meravigliosa esperienza, anche se a volte la vita quotidiana non ci rende così facile spostarci o intraprendere un viaggio. Tornerete sicuramente con un bagaglio pieno di nuove esperienze, di emozioni e di nuovi amici. Per me è stata ed è una bellissima occasione per poter comunicare con il mondo, per poter comunicare quello che scrivo ed il messaggio che vorrei far arrivare a tantissime persone. Quindi, quale occasione migliore se non la poesia? Grazie.